programma con attenzione e invitate i vostri familiari ed amici a farlo con voi. E Dio vi benedica.
Sempre
tante sofferenze che turbano il mio cuore. Quando sono tentata da tante situazioni e le fitte tenebre che offuscano il cammino, è proprio allora che Gesù mi dona forza particolare. In quei momenti tutti una pace particolare, ecco che allora il mio Gesù mi dona forza particolare. In quei momenti difficili un amore particolare. Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Atti degli Apostoli a capitolo 2, dal verso 37 al 47. Or essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa, e ai vostri figliuoli,
e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. E con molte parole protestava loro e li confortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Coloro dunque i quali volontariamente ricevettero la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte intorno a 3.000 persone. Ora erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione e nel rompere il pane e nelle orazioni, e ogni persona aveva timore e molti segni e miracoli si facevano degli apostoli, e tutti coloro che credevano erano insieme e avevano ogni cosa comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo che ciascuno ne aveva bisogno, e perseveravano di pari consentimento ad essere tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo grazia presso tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Fin qui la lettura della parola del Signore, e possiamo senz'altro definire ancora questo passo collegato al capitolo, all'inizio del capitolo 2 e anche successivamente al capitolo 3, un passo prettamente pentecostale. Quanto mi rallegro nel pronunciarlo soltanto, questo termine che tanta gente non sa nemmeno che cos'è. Molti addirittura lo deformano, molti ne fanno oggetto di sette o di pensieri più strani. Qualche altro poi ci cambia completamente i connotati. Invece di pentecostale, ho sentito dire a qualcuno che era molto istruito, o in particolare a un giornalista, pantacostali. Gloria al Signore, è scritto da secoli in questa maniera. E per passo pentecostale voglio definire soprattutto il pensiero biblico che ancora torna a noi questa sera, di una realtà vera, reale, di una nascita, di una chiesa, della primitiva chiesa, di quella che è stata la primitiva chiesa, per quella potenza che Gesù mandò sopra di lei, per quella potenza che Gesù continua a mandare su di lei mediante l'effusione, la manifestazione, il battesimo dello Spirito Santo di Dio. Gloria al Signore. I versi precedenti, se li vogliamo leggere, ci parlano in maniera molto esauriente di quella promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli, ma prima ancora di Gesù, fatta da Dio mediante lo Spirito Santo attraverso i profeti, in particolare il profeta Gioele. Nel giorno in cui questa promessa si adempie c'erano circa 120 su un alto solaio, su una soffitta, erano insieme, dice la scrittura, sempre con quel termine che abbiamo ancora letto questa sera, di pari consentimento. Avevano un solo pensiero, avevano un solo desiderio, avevano una sola aspirazione, avevano un solo obiettivo, avevano un solo scopo, avevano lo stesso scopo che ho io in questo momento e l'abbiamo voi insieme a me, lo avete ancora tutti quanti noi, quelli di essere insieme nello Spirito, quello di realizzare la viva presenza di Dio, quello di appartenere alla vera Chiesa di Gesù Cristo. E la vera Chiesa di Gesù Cristo è una Chiesa viva. Viva, perché Gesù è vivo, perché Dio è vivente, perché Dio dimora nei cuori, perché Dio dona vita. Questa chiesa, a volte si parla di quella primitiva chiesa come se questa chiesa fosse poi morta. No, grazie al Signore, la vera chiesa di Gesù Cristo continua a vivere. Perché? Perché la sua sposa, anzi possiamo dire che quella primitiva chiesa e come si agiva nella primitiva chiesa e quel che si verificava nella primitiva chiesa, grazie a Dio, si sta verificando in questa ultima chiesa, prima del ritorno glorioso di Gesù Cristo. Gloria al Signore. Il passo precedente ci parla appunto che erano raccolti e scese la potenza di Dio, lo Spirito Santo, ed essi cominciarono a parlare
parlare nuovi linguaggi come Gesù aveva loro annunciato e cominciarono a glorificare e a magnificare Dio. Ma il risultato immediato lo vediamo di un'opera che l'uomo non avrebbe mai potuto fare, quella di convertire in una sola volta 3.000 persone, quella che attraverso il messaggio di un uomo notoriamente ignorante in lettere o guidato dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo del Signore, quell'uomo si alzò e quell'uomo si chiamava Pietro, quell'uomo si chiamava Cefa, quell'uomo era quel ex pescatore a cui Gesù aveva promesso: io ti farò pescatori d'uomini vivi. Ed ecco che in questo passo vediamo la realizzazione reale di quella promessa che fece Gesù Cristo a Pietro, perché questo pescatore buttò quella rete, buttò quel messaggio, lanciò quel messaggio. E in quel giorno si convertirono 3.000 persone. Gloria al Signore, il Signore è fedele. Egli mantiene sempre le sue promesse. Lui solo è fedele. Lui solo è fedele. Solo Gesù è fedele. Solo il Signore è fedele. Noi vogliamo essergli fedeli. E vogliamo essere fedeli a questa parola senza deturparla, perché molti la predicano, ma la deturcono, la prendono, la striminziscono, gli tolgono dei pezzi, la mutilano. Ma questa parola invece è una parola che deve essere interamente predicata secondo la guida di Dio e lo Spirito Santo del Signore. Oh, il popolo pentecostale è un popolo che cammina con la guida di Dio, è un popolo guidato dallo Spirito Santo, è quel popolo che continua a vedere la gloria del Signore accompagnata da una predicazione che non è frutto della mente dell'uomo, che non è oggetto di studi profondi e di situazioni che possono toccare le leve psicologiche della gente, ma è una parola semplice che tocca i cuori perché è guidata dallo Spirito Santo di Dio. Alleluia al Signore. Pietro si alzò in quel giorno e con un solo sermone, vogliamo chiamarlo sermone, vogliamo chiamarlo predicazione, vogliamo chiamarlo messaggio, egli espose tutto il pensiero di Dio che poteva servire a quegli uomini affinché cadessero dai propri occhi le cortine di fumo e di tenebre che, pur essendo religiosi per tanti anni, pur appartenendo a quel popolo che si diceva popolo di Dio, in realtà non conosceva più Dio. La preghiera sincera, intima del mio cuore, e io spero di tutti i fedeli qui radunati in questo momento, è che a tanti cuori, tanti occhi che hanno adorato il Signore e che hanno cercato di servire il Signore possono cadere in questo stesso momento. Oh, tante cortine di fumo, tante cortine di caligine, possono cadere tutti quegli ostacoli e poter vedere la vera luce di Gesù Cristo mediante questa parola gloriosa, per la guida e la potenza dello Spirito Santo di Dio. Alleluia. E quando questi uomini ascoltarono, e voglio sperare che in questo momento la stessa domanda la possono fare tanti fra presenti e quelli che non sono presenti in questo luogo, ma quelli che ci vedranno, quelli che ci ascoltano, questi uomini ebbero a dire: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Fratello Pietro, cosa dobbiamo fare noi per essere salvati, per camminare secondo la volontà di Dio? E noi troviamo un'espressione di Pietro: salvatevi da questa perversa generazione. Ma chi ci deve salvare? Chi deve salvare? Ma Pietro dice salvatevi. Ma un naufrago, a un naufrago che è lì, che si combatte fra le onde del mare, se gli viene gettato un salvagente, è salvato? È salvato un naufrago a cui viene gettato un salvagente? È salvato un naufrago che afferra il salvagente, che si mette dentro? Perché si può avere anche due salvagenti, si possono avere anche tre salvagenti, ma se il naufrago non si attacca al salvagente, se il naufrago non si mette al sicuro, non sarà salvato. Il Signore vuole che tutti gli uomini fossero salvati, ma la salvezza è individuale, bisogna accettarla, volerla, desiderarla. E ancora questa sera un enorme salvagente celeste è lanciato all'umanità. In questi giorni sono tante le ciambelle che il Signore manda dal cielo. Oh, non sono ciambelle fatte di farina, non sono ciambelle fatte di plastica, non sono ciambelle tipo salvagente, ma sono
le sue ancore di salvezza, sono quello che lui stende la sua mano d'amore, di misericordia verso quelli che vogliono essere salvati, verso quelli che vogliono essere salvati, e gli lancia ancora questo strumento di grazia. La sua parola arriva nei cuori e basta dire: io voglio, Signore, io voglio, Signore. E allora ecco come avviene il salvarsi da questa perversa generazione. E non mi si dica che non stiamo vivendo in una perversa generazione. Più perversa di così, più perversa di così. La gente ormai conosce soltanto tutte le finezze del male. Sembra che ci sia una specializzazione in tutte le più profonde cattiverie. In quelle, e ogni giorno ci si studia di ancora assaporare un peccato sempre più profondo. Ma è l'ora in cui un popolo nuovo, un popolo potente, un popolo grande è chiamato da Dio. Non solo 3.000 anime, ancora noi gettiamo la nostra rete questa sera, la rete di Gesù Cristo, la lanciamo, e chissà quante migliaia e migliaia e migliaia in tutte le parti, chissà quante migliaia andranno a Gesù, quante migliaia di pesci vivi, quante migliaia di uomini rinnovati da Gesù Cristo, quante migliaia di donne sincere diranno: Signor Gesù, Gesù, voglio ravvedermi, aiutami, sostienimi, salvami, Signore. E riceveranno il dono dello Spirito Santo e conosceranno la potenza di Dio. Forse in questo momento ci può essere qualcuno, qualche religioso, che da troppo tempo ci sta studiando, che da troppo tempo ci tiene sotto al microscopio, che da troppo tempo sta dicendo: ma com'è che questi pentecostali crescono? E le nostre chiese diminuiscono, perché è una realtà nel mondo, è una gloriosa realtà, che ogni giorno nelle chiese pentecostali si aggiungono anime nuove al Signore, che ogni giorno se ne aggiungono a decine, a centinaia, a migliaia, in tutte le parti del mondo. Qualcuno questa sera ancora si chiederà, in questo momento si chiederà: ma Da che cosa è dovuto tutto questo? Non abbiamo la medesima Bibbia, non facciamo delle medesime preghiere. Che cosa cambia? Che cosa c'è di diverso? Anzi, noi possediamo una cultura superiore, una tradizione antica, noi conosciamo tante cose. Come avviene che ancora in queste chiese pentecostali sono così numerose, così chiassose, così rumorose? Siamo rumorosi, non chiassosi, non confusionari, perché lo erano anche loro, i nostri fratelli. Quei 120 fecero rivoltare Gerusalemme quando scese la potenza dello Spirito Santo, misero a soqquadro Gerusalemme, vennero da tutte le parti, salivano, li guardavano ed essi erano lì in estasi a glorificare il nome di Dio, e si parlavano in quelle lingue che non intendevano, non avevano mai studiato, non avevano mai imparato. E in quel tempo, in quelle contrade, c'erano tanta gente che erano non altro che ebrei della diaspora, che erano nati in altri paesi, erano nati in altre nazioni e conoscevano la lingua ebraica come le lingue di quel posto, ed essi si stupivano, meravigliati, e mentre ancora alcuni ebrei, non capendo niente, dicevano: ma costoro sono ebri, sono ubriachi, sono pieni di vin dolce. Essi si stupivano, dicevano: ma non sono costoro dei Galilei? E come fanno costoro a parlare il nostro nativo linguaggio e a ragionare le cose grandi di Dio nel nostro nativo linguaggio? E vada per una massa di ignoranti che dicono che il parlare in lingue deve essere una lingua degli angeli o può essere un'altra lingua. E lo Spirito di Dio parla in tutte le lingue. Alleluia! Gloria al nome del Signore. È un'esperienza che rende l'uomo pieno di fede e pieno d'amore, perché lo Spirito di Dio che viene ad abitare nel suo cuore, nel suo intimo. Oh, il cristianesimo che intende il Signore è un cristianesimo fatto di vita, e di vita spirituale vittoriosa, di una vita non monotona, non di una vita bigottica e religiosa con tanti mea culpa e con tante situazioni che non servono a niente. Ma il Signore ha chiamato i suoi figliuoli e continua a chiamare i suoi figliuoli e le sue figliuole a una vita spirituale feconda,
a una vita unita, a una comunione di anime, a una comunione che non ha niente a che vedere con l'ostia e non ha niente a che vedere con la Santa Cena citata anche in questo passo. E si erano insieme in comunione e spezzavano il pane. Quindi spezzare il pane è quello che altri chiamano ostia, ma comunione significa avere un colloquio, un rapporto intimo, e il cui fine è unico, e tanti cuori messi insieme formano una comunione perfetta. E questa comunione si realizza fra tutti i figlioli di Dio, indipendentemente dallo Stato, indipendentemente dalla nazione, dalla lingua, perché lo Spirito Santo parla ai cuori in un'unica maniera. Gloria al Signore, io ne sono testimone, anche voi, vero? Io ne sono testimone di questa gloriosa realtà, sono stato suggellato di Spirito Santo. Voglio dirlo a qualcuno, forse non l'ho mai detto in queste occasioni, e lo voglio dire, perché molti dicono: ma che cos'è il battesimo di Spirito Santo? Che cos'è il battesimo di Spirito Santo? È il dono di Dio per tutti gli uomini, e avverrà negli ultimi tempi, dice il Signore, libro del profeta Gioele, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figliuoli avranno delle visioni, i vostri vecchi dei sogni. Gloria al Signore. E quella promessa è stata ripetuta nello stesso capitolo 2 dall'apostolo Pietro, da il famoso Pietro, è stata ripetuta in quella predicazione in cui essi credettero. Ed essi dissero: cosa dobbiamo fare? Fratello, fratelli, cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi, salvatevi da questa perversa generazione, e voi riceverete lo Spirito Santo. E voi riceverete lo Spirito Santo. E voi riceverete lo Spirito Santo. E noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E noi continuiamo a ricevere lo Spirito Santo. E voi potete ricevere sempre di più lo Spirito Santo, perché è un dono che Dio fa a tutti gli uomini che si ravvedono per camminare in santità, per fare appieno la sua e soltanto la sua volontà. Gloria al Signore. Ero io un giovane di 16 anni e mezzo quando ho conosciuto il Signore. Voglio raccontare la mia testimonianza in breve, molto succintamente. In quell'occasione ero uno studentello, che a quei tempi le cose andavano abbastanza male, un figlio della guerra. Mio padre era morto in guerra, non l'avevo mai conosciuto, perché a 8 mesi, io avevo 8 mesi quando il mio papà era già morto. Una vita di stenti, di sacrifici, una vita senza soddisfazione, una vita amara sotto tutti gli aspetti. E chi pure, chissà quanti, mi guarda e dice: ma questo parla così perché ha una vita facile. Oggi ce l'ho facile in Gesù Cristo, perché Lui è con me ed è stato sempre con me e sarà sempre con me, ed è facile per tutti quelli che lo accettano. Alleluia al Signore! Facile perché Lui provvede ai miei bisogni, Lui lenisce le mie sofferenze, Lui provvede ad ogni cosa. Lui è colui che non mi abbandona mai. Gloria al Signore. E proprio in quell'occasione conobbi dei cristiani. A quel tempo non si chiamavano cristiani evangelici, la gente li chiamava protestanti. Oggi non si usa quasi più, sono troppi che protestano nel mondo, ce ne sono tanti che protestano. Ma noi protestiamo il peccato, gloria al Signore, protestiamo contro il peccato, per la vita nel Signore, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E proprio in quell'occasione, in quel momento in cui la mia vita aveva preso una svolta così amara, in quel momento in cui la mia vita aveva nessun senso, un giovane di 16 anni e mezzo, neanche 17, si trovava già in queste condizioni, come ci sono migliaia di giovani, oggi ce ne sono ancora di più, non per le condizioni economiche, per altre situazioni, ma a me non erano soltanto per le situazioni economiche, per mancanza di affetto, per mancanza, per frustrazioni, per tante situazioni. E io ebbi la testimonianza dell'Evangelo attraverso un uomo, e quest'uomo mi parlò per la prima volta di Gesù Cristo, dell'Evangelo. Mi parlò che lui, Gesù, era morto sulla croce per me, come se io non lo avessi saputo. Io lo sapevo, ma il mio Gesù era sempre morto sulla croce. Io ero un religioso, era uno che credevo, ma è abituato a vedere sempre il crocifisso, lo vedevo sempre con le braccia così spalancate con 2 chiodi. Ma lui mi fece vedere attraverso la sua parola, questa meravigliosa parola che oggi mostro a voi,
gli fece vedere che Gesù non era più sulla croce, che Gesù era risuscitato dai morti e l'aveva fatto anche per me, e che le promesse di Dio erano anche per me. E nel ricevere il Signore, nonostante i miei alti e bassi, nonostante la mia età così complicata, nonostante che pensavo di darmi alla religione il più tardi possibile, il Signore illuminò la mia mente e oggi non mi sono dato a una religione. Oggi ho dato la mia vita alla fede e la mia predicazione è per fede, per quella fede che Egli mise nel mio cuore e ha messo nei cuori di tutti i presenti qui questa sera. Gloria al Signore. In quell'occasione, nonostante che il maligno volesse portarmi lontano da Dio, il Signore una sera mi fece fare l'esperienza più gloriosa di cui abbiamo parlato e stiamo parlando, una sera in cui nemmeno me lo immaginavo. Avevo ben compreso cos'era un battesimo di Spirito Santo, che era il dono di Dio per ogni uomo, che era il Dio stesso che si manifestava nel cuore con segni veramente esteriori che non si potevano confondere con altri segni, mediante il segno delle lingue. Gloria al nome del Signore. E ero lì e stavo pregando per quello stesso uomo che mi aveva annunziato l'Evangelo, perché voleva anche lui ricevere, stava cercando a Dio in quel battesimo glorioso dello Spirito Santo. E io in quella sera pregavo per lui, e nel pregare per lui il Signore venne nella mia vita, mi riempì di Spirito Santo. Ero un ragazzino timido, forse pesavo 40 kg, non lo ricordo più. Ero talmente timido, avevo paura di alzare anche la mia voce. Ma allora capii cosa significava ricevere l'Eterno nella propria vita. Mi dimenticai di tutte le persone presenti, mi dimenticai della mia timidezza, dimenticai del mio pudore giovanile e cominciai a glorificare il Signore nelle lingue che Egli metteva sulla mia bocca, e la mia vita fu riempita di Lui. E da quel momento ho camminato col Signore, e da quel momento che ho fatto questa esperienza gloriosa mi ritengo un privilegiato che il Signore si è fatto conoscere in questa maniera nella mia vita. E questo privilegio è anche per te, questo privilegio è anche per te, questo privilegio è anche per te. E tu, amico religioso, e tu pastore di una chiesa, e tu che ti chiedi come che cresce questo popolo, questo popolo cresce come è cresciuta la primitiva chiesa apostolica, perché tutti i giorni si aggiungevano a questa chiesa coloro che dovevano e volevano essere salvati, tutti i giorni, e tutti i giorni erano insieme a lodare Dio nel tempio, tutti i giorni, e insieme di casa in casa rompevano il pane e avevano comunione insieme, e non davano più importanza ai beni materiali, e non avevano più il Dio denaro davanti agli occhi, ma il vero Dio guidava la loro vita. E questa chiesa iniziale primitiva è la stessa chiesa che esiste nel XX secolo, una chiesa ripiena di potenza, una chiesa pentecostale di fatto, per la guida, per la potenza di Dio. E gli apostoli operavano segni, miracoli e prodigi, e i figliuoli di Dio operano ancora oggi nel nome di Gesù Cristo segni, miracoli, prodigi. Oh, apri il tuo cuore al Signore. Se c'è qualcuno che è ancora presente qui in sala, o altri che sono in ascolto e non hanno fatto un'esperienza e vogliono sapere di più, accostatevi alla parola di Dio, accostatevi alla verità dell'Evangelo, e il Signore trasformerà la tua vita, la vostra vita, il Signore cambierà la vostra esistenza, e voi conoscerete il dono della salvezza, la grazia di Dio sarà operante e imperante dentro di voi, e ancora voi potrete gustare i privilegi che vengono da coloro che appartengono a Dio, coloro che per nascita sono creature ma che sono diventate e diventano figliuoli di Dio, di poter ricevere ogni cosa dalla tua dispensa divina. E il Signore oggi continua a salvare, continua a liberare, continua a battezzare di Spirito Santo, e presto ritornerà
presto ritornerà per rapire la sua sposa e portarla in cielo a godere l'eternità in Cristo Gesù il benedetto in eterno. Vogliamo chinare il nostro capo e ancora poche parole di preghiera per quanti hanno ascoltato questo messaggio, questa parola. Padre d'amore, Padre celeste, Padre santo, vengo a te nel nome di Gesù per presentarti quanti hanno udito questo messaggio, questa parola. Signore, convincili di peccato, convincili di peccato, che il tuo spirito operi nel loro cuore e che in questo momento possano dire: Signore, io voglio essere salvato, cosa devo fare? Oh Signore, dagli la forza di ritirarsi da questa perversa generazione e di poter cominciare ancora a gustare il pan della vita, a cominciare a bere dell'acqua della vita e a ricevere la tua potenza, e che possano ancora essere battezzati di Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo per questa parola, benedici i cuori degli ascoltanti, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo il benedetto in eterno. Siamo del Signore per essere
dice, oh gloria, alleluia, amen. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità il Dio vi amerà. La luce risplende il giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode, lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità il Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Yeah.